conoscere innanzitutto il Corano a memoria, nella maniera più radicale, cosa che i cristiani non si sognano neppure di fare con le scritture, diciamo, cattolici cristiani. Hanno una preparazione incredibile, però i testi sono testi, li devono rispettare anche loro. Allora, quando loro dicono, ma perché non hanno fatto pure guerra i cristiani? Sì, i cristiani hanno fatto guerra, ma il Cristo non dice questo. Sono due cose ben diverse. Altro è quel che dice Maometto, cioè Allah. Altro è quel che dice Cristo, cioè Dio. Che poi i cristiani hanno trasgredito. Questa è una questione non del Cristo o del cristianesimo, ma dei cristiani, che sono cose ben diverse. Quindi attenzione su queste cose, perché avremo a che fare con questa gente per tanto tempo e non bisogna lasciargli parlare, ma non per polemica, per la verità dei testi, per la onestà del dialogo. Non è come un libro in prova, voi siete così. La guerra santa esiste, la jihad esiste. È vero anche qui che la jihad è la perfezione del credente. Jihad vuol dire perfezionarsi, rendersi un credente perfetto. Ma credente perfetto è colui che impone in tutto il mondo l'islamismo. Per essere perfetti bisogna imporre in tutto il mondo. Non, nel Corano è scritto tassativamente che finché non c'è un infedele, vuol dire che gli islamici non sono stati sufficientemente islamici. Loro compiranno la loro missione quando saranno tutti in Francia. Lumba. Quando diventeremo una comunità mondiale. Lumba. Che non è la comunità islamica. È la comunità islamica, ma a cui devono appartenere tutti gli uomini. Perché altrimenti ci sono gli impedenti passibili di morte. Ecco, queste cose vanno dette. Perché la verità è la verità. Per questo il dialogo con i musulmani è problematico, perché loro hanno la totalità, il totalitarismo religioso. Perché hanno il totalitarismo religioso? Perché Maometto, essendo l'ultimo inviato, è il più perfetto. Ecco il punto. Che cosa da dire nei dialoghi con gli islamici? Col dialogo con gli islamici bisogna dire, ma secondo te, punto primo, Cristo è figlio di Dio o no? Punto secondo, Maometto è l'ultimo dei credenti, dei non mi chiamo proprio messie, degli inviati, dei messaggeri. Se ce n'è un altro, che fate? Lo ammazzate? Perché ho l'infedele? Ecco i punti da parlarci. Perché sono cose tutt'altro che da sottovalutare. Attenzione, amici miei, veramente attenzione. Scusate, faccio una piccola deviazione. Qui siamo ormai in una tenaglia. Permettete. È una tenaglia che ci può stritolare noi europei. Stritolare proprio letteralmente. E la tenaglia ebraica, che anche loro vogliono il dominio del mondo, perché il Dio gli disse che loro devono essere sovrani di tutto e avere la terra. Loro evidentemente ingigantiscono la Palestina e la rendono il mondo. E questo è un pericolo. Una tenaglia musulmana che ha la stessa totale configurazione ideale, il dominio del mondo. È una che non dico a quale concezione appartiene, che è quella statunitense, che cerca il dominio del mondo. Non è che siano facili sopravvivere a questa tenaglia a tre punte, perché insomma, la tenaglia americana per ora sta facendo cose che c'è da terrificarsi se uno le legge bene, anche dal punto di vista apocalittico, perché attenzione, dietro tutto questo c'è anche un disegno apocalittico. Non è che i testimoni di Geova sono nati per divertirsi. Quanti testimoni di Geova ti dicono che c'è bisogno di una guerra mondiale per
perché i perfetti sopravvivono e campano 1000 anni, non è che lo dicono perché, insomma, lo dicono perché evidentemente c'è un'ispirazione nazionale, che vengono dall'America, insomma, quando alcune correnti, insomma, abbastanza strane, propongono questa rinascita dell'uomo, che vuol dire rinascita dell'uomo? Che l'uomo così come deve morire? Sempre certi aspetti di Scientology, certi aspetti della religione di Reverendo Munda, non so se qualcuno li conosce, veramente sono apocalittiche. Io ricordo alcuni anni fa che facevo degli articoli sull'apocalittica. Alcune tendenze ebraico-protestanti sono a carattere apocalittico. Quindi attenzione, prendiamole sul serio queste cose, perché sono cose che domani si possono far trovare dinanzi alla guerra mondiale senza che noi ce l'aspettiamo. Quando il Pontefice dice che siamo nella prospettiva di una terza guerra mondiale, se lo dice il Pontefice, bisogna prenderlo molto in considerazione, perché il Pontefice è uno dei due o tre uomini che conoscono il mondo realmente, sa, la Chiesa Cattolica è universale nel vero senso della parola, se non conosce il mondo, il Pontefice, non so chi lo conosce, ma che come in Italia sono ridicoli rispetto ad un Pontefice, e più dei musulmani, perché il Pontefice è unitario nella Chiesa Cattolica, cattolica il mondo, mentre i musulmani sono molto settoriali, molto divisi, anche come stati, eccetera. Quindi parliamoci chiaro, il messaggio musulmano è un messaggio di vittoria mondiale e sta venendo in un momento in cui c'è una tendenza ad un dominio mondiale di tre porte gigantesche e universalistiche: ebraismo, Stati Uniti e ebraismo, Stati Uniti e cristianesimo. Ecco, quindi noi siamo in questa condizione. Allora, c'è il rischio che queste concezioni religiose portano il mondo alla catastrofe? Io direi che in questo frangente anche gli atei dovrebbero essere un po' vicini al cattolicesimo e al cristianesimo, perché è l'unica che ci sta difendendo da queste incombenze terrificanti, sia per l'identità, preferisco signori miei il Vaticano alla moschea, insomma, non deve illudersi, ma nella maniera più categorica: non mi convertirò al cattolicesimo, ma morirò per il cattolicesimo. Sono cose ben diverse. C'è un cattolicesimo culturale che vale quanto il cattolicesimo della fede, e se si facesse strada quest'idea, finiremmo con certe aperture proprio prive di senso, non so se mi spiego. Cioè, noi dobbiamo dialogare, accogliere, ma anche rispettare noi stessi. Quindi allora, inferno che sia, paradiso che sia, queste tre concezioni devono dialogare nell'identità, e noi dobbiamo farle dialogare mantenendo il fatto che almeno da 2000 anni la Chiesa Cattolica, il cristianesimo, hanno ereditato la parte suprema della Grecia e dell'impero romano, e quindi insomma abbiamo una identità millenaria da rispettare. Quindi dialoghiamo con tutti, ma al di là se tu credi all'inferno, al paradiso, se tu credi che Gesù Cristo ti redima o non ti redima, insomma prendiamo atto che sarebbe un deserto totale se noi per compiacere gli altri, ad esempio, ora dico quello, negassimo noi stessi. Vi faccio una banalissima questione: tra pochi mesi
si stabilirà un accordo tra Stati Uniti ed Europa per il trattato TTIP, che è il trasferimento delle merci americane, soprattutto alimentari, in Europa. Se questo accadrà, noi perderemo l'identità della nostra cultura alimentare. Questo è un fatto enorme che nessuno ne parla, perché le cose atroci non sono le cose gridate dai giornali o dai mezzi di comunicazione, sono le cose di cui non si dice niente. Le cose vere, tragiche, le fanno in silenzio. Ecco, voi capite che può significare alterare millenni di cultura alimentare. È come togliere l'immagine di Gesù Cristo dalle scuole, è comune una società e culturalmente unitaria. Ecco, questo per dirvi che io ho cercato di darvi qualche notizia, la volta prossima finiamo queste cose, per dire, insomma, ateo o non ateo, cristiano o non cristiano, cattolico o non cattolico, questo è quel che abbiamo. Abbiamo la più bella arte del mondo dovuta per grandissima parte al cattolicismo. Che facciamo? Siccome non crediamo nel Dio cattolico, buttiamo a mare la nostra arte, ma sarebbe da pazzi letteralmente. Ma sarebbe da polli. Siccome ebrei e cattolici e islami sono come dire, iconoclasti, che facciamo? Diventiamo iconoclasti anche noi per compiacerli? Ma non ci pensiamo neppure. Ecco, questo è un punto del genere. Ho cercato di dire, abbiamo queste caratteristiche. Sono il primo a non essere credente, ma sono il primo a difendere in tutti i modi, come posso fare io, la nostra identità cristiano-cattolica. Yeah, yeah. Ecco. Okay.